sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, mister, inizio a chiederti se hai visto l'occasione dell'espulsione, perché evidentemente noi possiamo parlare di quello che vogliamo, però condiziona anche il commento che fu con l'andamento di tutto. Sì, ti rispondo, ma non mi piace parlare di arbitri, però sì, l'ho vista. Credo che la prima inquadratura che ho visto sia la stessa che ha visto l'arbitro, e da quel punto lì dove si vede la palla non si capisce, sembra quasi un brutto fallo. In realtà poi rivedendolo si vede diversamente, però è andata così e mi spiace, però personalmente mi interessa tutto. Sicuramente una delle migliori prove di interpretazione dell'anno. Avete sbagliato entrambe le squadre, sia offensivamente che difensivamente. Partita molto sporca da questo punto di vista, però penso ti sia piaciuta l'interpretazione. Credo che sì, sia stata una bellissima prestazione. Siamo partiti molto bene i primi 10 minuti, poi il gol maledetto su palle nativa ci perseguita, anche se abbiamo provate molte, però quando è così è difficile uscire, non c'è la bacchetta magica, quindi è difficile sistemare queste situazioni, però credo che abbiano fatto veramente una grande prestazione, hanno fatto cose positive, cose meno positive, ma quello che mi importava era riuscire a esprimere il calcio che vogliamo e soprattutto la mentalità con cui dobbiamo scendere in campo, e credo che l'abbiamo dimostrato fino in fondo quanto una squadra, a mio avviso, forte, perché ha giocatori forti in uno stadio importante, una tifoseria importante, quindi la cosa che più mi fa piacere è che quando sono entrati nel spogliatoio i ragazzi erano arrabbiati per non aver vinto, quindi vuol dire che la mentalità è quella giusta. Volevano vincere anche con un giocatore in meno, abbiamo avuto le occasioni, però l'importante è che la mentalità sia quella. L'ultimo per me è la mano, è uscito zoppicando, è l'ultimo che è stato di male, quindi... No, Gigè ha avuto un fastidio laterale, quindi in teoria non dovrebbe essere niente di grave, però per non compromettere magari proprio l'adduttore ha fatto calciare una volta Checco e una volta l'ha messa con le mani, a parte della finita, quindi sapevamo che contava poco, quindi l'ha rinviata con le mani. Mister, complimenti per il pareggio, ma volevo chiarire una cosa che non ho capito, sinceramente non è polemica. Sì. Mi pare che avete scelto la via della dignità, no? Dopo tanti problemi, tante cose, insomma, non tutte positive. Ma mi ha dato l'impressione oggi di non credere nella salvezza, ma quanto pensare anche a pareggiare una partita così? Ma non mi trovo molto d'accordo, perché abbiamo provato a giocarci la fine in fondo. È logico che, lo spiegavo nell'intervista precedente, quando si cambia allenatori si è cambiato anche lo staff, quindi c'era una metodologia di allenamento, adesso c'è un'altra, e non è così immediato il cambio, soprattutto a livello fisico, a livello mentale, quindi quando tu inizi bene, prendi il solito gol, poi dopo comunque riesci a continuare a fare le tue cose, a farle bene, hai avuto diverse occasioni da pareggi, pressione, è normale che non è facile. Poi alla fine abbiamo sempre provato ad andare là, contropiedi, abbiamo provato un paio, siamo arrivati vicino, poi logicamente cercavo di non nemmeno, oggi faceva anche una discreta temperatura, quindi anche i ragazzi che sono entrati devo soltanto fargli i complimenti, perché entrare 10 minuti e un quarto d'ora e correre come disperati, perché logicamente un giocatore in meno si spende un sacco di energie, dover fare una sgroppata per dover arrivare là davanti al portiere e calciare, poi ci si annebbia, la gamba è pesante, non riesce a sterzare, quindi, però non posso dire niente, anzi. E ripeto, siamo arrivati in spogliatoio, la cosa che mi ha fatto piacere è vedere i giocatori che lanciavano bottigliette, tra virgolette, perché volevano vincere a tutti i costi. Poi è andata così. Tre domande. Mister, che differenza ho visto nello Spezia tra la gara di andata, allora nelle mani di Albini, e questa di ritorno di Dante?
Premetto che con Alvini mi sono anche incontrato poi al corso a Coverciano, abbiamo fatto una bella chiacchierata, è un attore che stimo, ce ne abbiamo parlato spesso anche dalla partita che abbiamo fatto all'andata, anche lì abbiamo fatto una buonissima prestazione, e lo stesso vale anche per questa partita qua. Ho trovato una squadra messa bene in campo, che prova a giocare, che ha le sue caratteristiche, e anche loro stanno vivendo un momento particolare. E non so dirti le differenze, ogni allenatore ha il suo stile di gioco, ogni allenatore, non esiste un gioco giusto e un gioco sbagliato nel calcio, ognuno ha il suo stile e vanno studiati e apprezzati tutti i modi di giocare a calcio. Grazie. Sembra bravo, Matteo. Sì, sì. Allora, Nicolò, io in primis devo dire prima cosa, perché da casa non ho capito la tua esultanza. No, no. Sono andato sul proprio risultato. No, no, il... Poi ve lo spiegherò più avanti. No, a parte questo, dai. Come dire, sicuramente è una prova importante da parte vostra, avete giocato, avete trovato tante cose che con malgrado con Anzio avevamo già visto, ma che avete, come dire, ritrovato subito sul campo. In quattro giorni non si cambia niente nel calcio, però evidentemente è anche un po' questo il vestito che preferite, per il quale siete già avanti. Sì, sicuramente abbiamo ritrovato certezze sul piano di gioco, perché abbiamo avuto molte trame interessanti. Poi ovviamente dopo l'espulsione abbiamo cercato di comunque portare a casa il pareggio, perché con ogni meno abbiamo trovato più difficoltà, però fino a anche se è stata in parità numerica potevamo fare di più per portare a casa anche i tre punti. Sensanti nei spogliatoi, cosa vi detto? È dispiaciuto, però abbiamo rivisto l'espulsione, ha preso il pallone, poi l'arbitro fa le sue scelte, però si è stati bravi comunque dopo a star compatti e a non perdere. Mi sembra che dalla curva che abbiamo detto qualcosa del genere, va bene, retrocederemo probabilmente, classificando la mano, però così è un altro discorso, giocare così è un altro discorso. Sì, sì, certamente, perché la matematica non ci dà per spacciati e provare fino alla fine, perché se cominciamo a riportare a casa qualche partita la storia cambia, e finché non siamo morti ci proveremo. Il problema forse in due partite di fila il programma dell'attacco si strascina dal inizio stagione, il problema è che segnano già due partite sono i difensori, c'è un problema davanti, non è facile da trovare una serie di vittorie consecutive senza avere uno stoccatore davanti, magari correggere quelle palle sporche, venire dentro. Noi secondo me abbiamo fatto molto bene fino al pareggio dell'Eco, ed è, sicuramente avremmo meritato un vantaggio più ampio, perché è stato molto bravo e in un paio di occasioni siamo riusciti a deviare tiri che sembravano decisivi di Verde, se non sbaglio di Vignali. Dopo il gol invece abbiamo così, soprattutto all'inizio del secondo tempo, fatto fatica mentalmente. Dopo, una volta finito il Lecco in 10, ci abbiamo provato, abbiamo messo tanti palloni in aria e non siamo riusciti a segnare. Però ripeto, il mio rammarico è più per il fatto di non aver raddoppiato il primo tempo, quando sembrava che potessimo farlo, perché non rischiavamo quasi niente, qualche ripartenza che però ci sta. Ed eravamo sempre pericolosissimi, perché siamo entrati non so quante volte in area di rigore. Però dobbiamo anche pensare che queste partite, se Zut non esce tempestivamente, rischiamo di perdere. E perciò io dico che abbiamo guadagnato un punto. Dobbiamo vederla in quella maniera e non stare a recriminare troppo per i punti persi, per i due punti persi, perché intanto non è inutile, e poi perché ripeto, dovevamo fare più gol nel primo tempo quando avevamo veramente tante possibilità. Nel secondo tempo poi era più difficile, perché il Lecco, soprattutto quando è rimasto indietro, si è messo in area di rigore, e lì poi diventa più complicato per tutti, anche per noi. È sembrato, dopo tante partite in cui sembravamo sempre più veloci noi, diciamo, dell'avversario, anche a recuperare le seconde palle o anche nei contrasti,
quasi è sembrato che invece fossimo fisicamente un po' al di sotto delle altre partite. Non so se hai visto anche, se è una cosa che hai visto anche te oppure. No, sinceramente fino al gol del pareggio. Tanto nel primo tempo. No, nel secondo sì. Ma secondo me la squadra ha accusato tantissimo il colpo del pareggio, perché probabilmente era. La squadra mi sembrava anche sicura di sé, giocava bene, le cose che avevamo preparato venivano bene, isolavamo Vignale e Verde da una parte e Bandinelli ed Elia dall'altra, con facilità siamo arrivati al tiro. Abbiamo preso gol e quello è stato il nostro problema, nel senso che poi la partita era ancora molto lunga, c'era la possibilità di far male lì. Invece dopo il secondo tempo eravamo molto, molto preoccupati, la squadra ha sviluppato non bene le azioni e poi gli ultimi 20 minuti ci ha dato 10 contro 11, abbiamo avuto tante mischie, tanti grossi, però non siamo riusciti a far gol. Però ripeto, il rammarico è più per il primo tempo, quando dovevamo chiudere la partita. Sì, sono d'accordo con quello che dicevano i colleghi. Vi chiedo, oggi avete provato più a sfruttare le fasce, perché ad esempio con l'Ascoli vi affidavate anche molto al lavoro palla alla porta di Falcinelli. Vi chiedo se era una cosa preparata o è una cosa che è venuta a divenire con l'andamento della partita, perché il Lecco rispetto all'Ascoli vi lasciava molto più spazio sulle fasce. Infatti Falcinelli oggi si è visto molto meno rispetto alle altre. Sapevamo che difendendo a 4 avrebbero faticato a scivolare sugli esterni, e infatti sia Elia che Verde che Vignale di cross abbiamo fatti tanti, davano più densità centrale, ecco perché Falcinelli era più coperto, più marcato. Ripeto, noi il primo tempo fino al gol, se non sbaglio quando siamo al 40esimo, avevamo fatto bene, meritavamo di fare più gol. Dopo abbiamo preso il gol, abbiamo commesso degli errori, ma ci sta. Alla prima azione abbiamo preso subito il gol e poi nel secondo tempo dovevamo rientrare con un po' più di leggerezza mentale, invece la squadra è andata in campo preoccupata, perché ovviamente sappiamo qual era l'importanza della partita e perciò abbiamo faticato il secondo tempo. È inutile negarlo, ma più mentalmente che non fisicamente, a mio avviso. Questa è la mia versione. Sì, mister, volevo. Vai, no, giusto per sapere le condizioni di Nicolau, che è uscito dopo 45 minuti, e se Falcinelli è stata appunto una scelta tecnica o se si anche c'era qualcosa. No, Nicolau ha avvertito un problema all'adduttore durante la partita e perciò ha chiesto il cambio. E anche Diego era stato male tutta la settimana. Era un problema, abbiamo deciso questa mattina di rischiarlo, però sapevamo che non c'aveva più di un'ora di partita. Mister, il Jolly mi sembra coda, cioè un giocatore che può darci delle variabilità, della fantasia per queste partite, ecco, è in grado già di fare un tempo? Sì, adesso questa settimana l'ha provato tutta la settimana con noi, la settimana prossima sicuramente può avere un minutaggio maggiore, sono d'accordo con lei. Un giocatore che c'ha gamba, adesso che cominciano a far caldo, giocatori così che hanno grande fisicità e freschezza possono fare bene. Salve mister, volevo parlare degli ultimi minuti finali, perché ovviamente c'è frenesia sull'1-1, il pubblico che cerca di caricarti. Non capisco però questa incapacità di creare un assedio nonostante comunque tu sia priorità numerica, come se lo spiega questa. Hai ragione, nel senso che abbiamo fatto confusione, perché anzi abbiamo anche rischiato, perché ripeto, loro hanno tirato due palloni davanti ovviamente perché erano tutti dietro e per fortuna il Zutto è stato sveglio e l'ha intercettato, però noi non siamo riusciti così a mettere sotto pressione la squadra, proprio perché dell'Ecco, proprio perché a mio avviso abbiamo giocato con troppa, ci vuole più calma quando si gioca a calcio, secondo me. Adesso da fuori è più semplice ovviamente perché si sta seduti, ma bisognava
ragionare di più, portarli sull'esterno, cercare di dare la palla ai nostri giocatori che hanno più spunto, come Verde. L'abbiamo fatto 3 o 4 volte, Verde ha crossato, l'ha fatto Esposito Pio, l'ha fatto Coudà, ma dovevamo farlo molto di più. Adesso non so quando abbiamo giocato in 10. 20 minuti. Cioè, 25 minuti. Cioè. Non abbiamo creato tantissimo per mischie, sì, cross tanti, però secondo me potevamo arrivare un po' più puliti. Però ripeto, la squadra ha giocato con troppa preoccupazione e quella non va bene, anche se è comprensibile. Noi adesso stiamo facendo bene a livello di risultati, però ovviamente paghiamo un po' quello che è stato il passato. Perciò la squadra nel momento della difficoltà, mentre con l'Ascoli è stata un po' più fredda, oggi ha avuto meno calma di quella che è servita. Mister, buonasera. Buonasera. Volevo sapere come inquadra un po' la volata finale del campionato, mancano 6 partite, se questo aspetto mentale di cui lei ha fatto accenno la preoccupa oppure questa preoccupazione latente. No, io credo che intanto sia umana, perciò non è che io voglio fare una colpa ai ragazzi. Intanto è bene che ci sia la preoccupazione, vuol dire che ci tengono e perciò quello va bene. E poi credo che sia complessiva di tutti quelli che in questo momento si giocano qualcosa, tutte le squadre. E noi però credo che, essendo una squadra che ha buonissime giocate, se le facciamo come nel primo tempo, quando siamo passati in vantaggio, giocavamo veramente bene, la palla usciva con facilità, perché sono giocatori bravi. Però ovviamente ci sono le difficoltà nella vita e di conseguenza anche nella partita, bisogna affrontarle con un po' più di tranquillità, anche se non è semplice, ma è un passaggio che dobbiamo fare, perché secondo me se noi giochiamo con uno spirito più libero possiamo fare bene. Scusi, mister, di serio quando? Di serio da giovedì si allena con la squadra. Mi sono detto, mi proietto già su Parma, delle squadre più forti, quelle tecnicamente davanti a noi, ma quando c'è lei è quella che abbiamo sofferto meno, tecnicamente il Parma. Si aspetta una partita di che tipo? Più sfortunata di quella dell'andata è dura. E quella la giocando bene, veramente. E beh, mi aspetto ovviamente una partita difficile, perché il Parma è la squadra più forte del campionato. Però noi ce la possiamo giocare. Vincono altri turni anche loro, quindi. Sì, sì, adesso loro è vero, però ripeto, la difficoltà della partita è sicuramente naturale. Ma io credo che noi possiamo avere possibilità di vincere la partita.